fedeli e con il culto della Madonna del Divino Soccorso, che quest'anno coincide con il 50° di sacerdozio di Monsignor Giorgio Costantino. Ci troviamo nella sacrestia, dove tra l'altro vediamo delle fotografie che riguardano appunto la sua storia, Giovanni Paolo II, anche un incontro importante nella sua vita. Questo 50° come si colloca? Devo collocare con gratitudine al Signore e affidandomi alla sua misericordia immensa per le grazie che ha voluto donarmi in questi 50 anni di sacerdozio. E io guardo, nonostante i 50 anni, guardo ancora al futuro. Per noi sacerdoti il futuro è il cielo, e dobbiamo prepararci anche a questa meta bellissima che è la santità. Un sacerdote vive per raggiungere la santità, per farla raggiungere ai suoi fedeli, per questo opera, ma prima di tutto raggiungerla lui per poterla trasmettere anche ai suoi fedeli. Quando commenzava l'illuminato,
quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non oltrepassassero la spiaggia. Quando disponeva le fondamenta della terra, allora io ero con lui come architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. Mi rallegravo davanti a lui in ogni istante, mi ricreavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio. Che l'abbiamo ricevuta
la Cresima, no? Quindi dobbiamo portare e soprattutto mettere in pratica nella nostra vita cristiana l'importanza della sapienza. Nel programma del Vangelo secondo Luca, no? Abbiamo ascoltato anche tante volte Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Questo è il piccolo pensiero che io voglio insegnare questa sera. Quando noi magari non riusciamo più a custodire le cose belle, e poi c'è il rischio di parlare troppo. Il nostro Papa Francesco non è stanco mai, no? Di raccomandarci di non fare troppe chiacchiere nella Chiesa, perché le chiacchiere non ci aiutano mai a crescere spiritualmente, non ci aiutano mai a mantenere il nostro rapporto con gli altri. In questa volta Maria ha questa prudenza, ha questa sapienza nel custodire soprattutto Gesù Cristo. Ricordiamoci che Maria ha portato per la prima volta il vero Gesù, il vero Cristo nel suo regno. Però era la donna del silenzio, e quindi impariamo veramente dalla nostra mamma celeste di custodire le cose belle. Che il Signore ci consegna nelle sue sante parole, no? Le parole di Dio che ascoltiamo ogni giorno, non soltanto in chiesa, magari anche al lavato, alla televisione. Ascoltiamo tante parole, ascoltiamo tanti insegnamenti di Gesù, però qualche volta non siamo capaci di metterli in pratica, perché ci viene prima in mente criticare gli altri, ci viene prima in mente giudicare gli altri. E quindi, carissimi fratelli, questa sera Maria, nostra mamma, no? Ci insegna così la via verso la sapienza, in quanto madre della sapienza, in quanto sede della sapienza, perché la sapienza non è altro che Cristo, perché Cristo dimora sempre in Maria. Per questo motivo noi, se vogliamo conoscere Gesù, dobbiamo passare da Maria, dobbiamo supplicare a Maria, no? Di farci conoscere di più chi è veramente questo Gesù, un Gesù che vuole salvarci, un Gesù che vuole darci ogni giorno la sapienza, l'amore di Dio. Amiamoci gli uni gli altri. Questa è la vera sapienza che il Signore ci insegna ogni giorno. E quindi i miei auguri, anche penso così, gli auguri che ci dà il nostro parroco Monsignor Giorgio all'occasione della sua grande festa, affinché tutti noi viviamo veramente nel perdono, nella misericordia e nell'amore. Tutto continua ad essere grazia, eh? Ad essere grazia. Questo è il suo volere, questo, diciamo così, è il suo slogan, no? Possiamo chiamarlo così, che il nostro parroco Don Giorgio cerca sempre di darci anche, no? Queste belle parole, con la sapienza di Dio, con la sapienza che ha anche la nostra mamma celeste. Crediamo gli uni gli altri, affinché abbiamo veramente questa capacità di superare ogni debolezza umana, di rimanere nella sapienza e quindi di meditare la nostra vita nel silenzio in cui il Signore ci parla, il Signore ci capisce, il Signore ci comprende. Per intercessione della nostra Madre di Divino Soccorso, che ci soccorre, ci sostiene e soprattutto thank you.
anche quando non si è nulla da dire, siamo diventati prolissi e buoni. Santa Maria, donna del silenzio, proteggi le nostre labbra da gonfiori inutili. Fa che le nostre voci, ridotte alle essenziali, partano sempre da recinti del mistero e regino il profumo del silenzio. Rendici come te, sacramento della trasparenza nella sapienza, e aiutaci finalmente, perché nella verità di sì, detto a Dio, ci si adoce da un pregare nell'immensità. Allora, qui a fine dell'esercizio volevamo ringraziare la nostra Giorgio per questa grande occasione che ha un po' aperto noi sono gli insegnamenti pubblici per la Madonna del Divino Soccorso e l'occasione della Madonna non è uscita, ci ha permesso stasera, avendola più vicina, io durante la celebrazione guardavo tra virgolette le beatificazioni, quella ieratica in alto, molto più fissa, secondo l'iconografia bizantina, che ci guarda un po' più oggettivamente possibile, e quella tra virgolette umana che ci viene più in conto. Qui guardavo proprio stasera la stranezza delle due diciamo, raffigurazioni, dopo delle immagini ci parlano e ci dicono delle cose insomma interessanti. Quindi mi sono praticamente gustato la messa osservando spesso le due raffigurazioni. Quindi questo è anche un segno, perché no, di come un po' il divino parla all'umano. Per noi stasera ci sono voluti riunire e raccogliere, perché ancora presi dalle vacanze abbiamo cercato di ricompattarci. Devo dire grazie a Enza Cussola che ha diretto un coro bellissimo e mi sono veramente entrato in questo coro che è veramente una voce autentica della nostra associazione. E poi questo è un momento importante per ricaricare le batterie, perché quando è il momento della festa della Madonna del Soccorso vuol dire che noi delle cose dobbiamo ripartire. Stasera in effetti il direttivo non che non c'è, c'è e non c'è, perché in effetti domenica alle 6 rinnoviamo di sana pianta il consiglio direttivo, cambierà la vicepresidente, cambierà la segreteria, cambieranno tutti, probabilmente dei vecchi tra virgolette rimango io come presidente Elenza, mentre il resto sarà tutto nuovo. Quindi poi presenteremo anche alla parrocchia il nuovo direttivo del domenica 18, scopriremo insieme. Per concludere, presto ci sarà un omaggio artistico da parte delle muse, lo scopriremo poi nei prossimi giorni. Oggi era giusto dare il momento, era dedicato alla Madonna del Divino Soccorso e quindi è importante dedicarci solo a lui. Ma il nostro ringraziamento religioso lo facciamo fare proprio alla signora Pinale Luci, che è una poetessa e che in rima dà il ringraziamento da parte delle muse per questo momento. Grazie. Madre di
se più lo vediamo, perché è ancora ora. Mi viene in mente una bella figura che sembra Papa Alpino Luciani, lo ricordate, Giovanni Paolo Corino. Quando fu eletto Papa, disse: io non ho la sapienza del cuore di Giovanni XXIII, non ho l'intelligenza di Paolo VI. E allora voglio chiedere a loro che mi aiuti a portare avanti questo peso così forte di navigare con la navicella di Pietro in questo millennio che il Signore ci mette davanti. Mi chiamerò Giovanni Paolo, e così poi ci conclude Giovanni Paolo il suo corpo, non solo Giovanni Paolo di madre Papa a un mese, perché madre il Papa del suo figlio. Però mi chiedeva la sapienza del cuore a Papa Giovanni. Questa sera abbiamo appunto chiesto la sapienza alla Vergine Maria, che abbiamo ascoltato la bella omelia che ha fatto il giorno dopo sulla Madonna, che noi vogliamo come la sede della sapienza. Però credetemi, io ricordavo quella bella frase del Monfort che dice: la vera sapienza è la croce. La croce è la sapienza, e la sapienza è la croce. E io questo chiedo al Signore, che mi dia la sapienza di portare avanti tutte le croci che il Signore mi manda, alla comunione con il tuo Signore. Dammi la sapienza che possa perdonare sempre a tutti, perché possa perdonare tutti. Questo è detto Gesù con il mondo del cuore. Dammi questa sapienza, e questo è l'ultimo a chiedere anche alla Vergine Maria, che insieme con Gesù sulla croce l'hanno perdonato. Gesù ha perdonato il suo crocifisso. Maria ha perdonato e ha preso tutti i figli di tutti, anche gli assassini del suo figlio. Chiediamo alla Vergine di avere questa sapienza. E dopo questo pensiero spirituale, perdonato, mi voglio ringraziare di gran cuore il professor Rigotti e tutta l'associazione del museo che ci segue, tanta sapienza, tanta cultura e tanta amore segue la nostra comunità parrocchiale, tante cose ci ha regalato questa associazione, in quanto cose ci vengono in conto, quanto ci ha illuminato. Grazie. Grazie ancora che hai dato questa bella celebrazione. Grazie a tutti voi. Grazie anche a tutti quelli che ci fanno soffrire, perché ci portano verso la via della santità.